Dopo due sconfitte consecutive, Perticara, del siderosso dei primi tre punti stagione, cerca l'acuto contro l'Ostico Sala. La squadra allenata da Nanni arriva da una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate di campionato. Nel frattempo i rossoblu si sono rafforzati in difesa con l'arrivo in settimana di Ceccaroni dal Bacchia Cesenatico. Il Perticara cerca anche il primo gol di stagione per sbloccare la casella zero in fatto di reti. Comandini lancia davanti Di Filippo e Brighi con Polidori pronto a supportare i due compagni, ma gli schemi cambieranno ben presto per i padroni di casa, causa la seconda espulsione di immediati stagione, oggi al rientro, da Asfari. L'anno dei 90 inizia in salita per il Perticara, che come obiettivo di stagione vuole ottenere la salvezza lanciando diversi giovani. La gara, giocata davanti a un buon numero di spettatori, vede il Sala partire forte, dall'angolo arriva il gol di Maroni, l'arbitro annulla per un tocco di mano. Passa un giro di lancette e Perticara vede subito in salita la propria gara. Asfari ferma così il lanciato Ferraro, che sarà protagonista né bene né male di questo match. Per il direttore di gara, il numero 3 da considerarsi ultimo uomo e dunque meritevole del cartellino rosso. Dal conseguente calcio piazzato, Zoffoli centra la barriera, Salvatori spara alle stelle. Ancora Ferraro protagonista con un tiro non certamente irresistibile, Balducci blocca in due tempi. Quando Evangelisti apre proprio per Ferraro, il numero 11 questa volta non inquadra lo specchio della porta. Si vede anche il Perticara, al minuto 13 dall'angolo Guazzarini stacca di testa mettendo il pallone di poco al lato. Il Sala è padrone del gioco, ma l'Ostico Perticara chiude gli spazi, ma quando si presentano delle praterie, su Ferraro è miracoloso l'intervento di Tanni, che vale quanto un gol. Poco dopo Salvadori scodella per Evangelisti, leggera spinta di Guazzarini da considerarsi regolare sotto gli occhi del direttore di gara, che anzi ammonisce il numero 9 ospite. Dall'altra parte Perticara, calcio piazzato, conosce il suo secondo tentativo del match a cura di Santucci, bravo a raccogliere una punizione respinta e a tentare la volée. I padroni di casa si provano ancora con questa volta con il tiro a giro di Di Filippo, Urbini controlla la sfera a accomodarsi sul fondo, ma nell'altra area... Altro episodio da rigore, dubbio, non secondo il direttore di gara che fa segno di proseguire anche in questo caso, per Ferraro non è giornata, altro rigore reclamato dagli ospiti, Fiaschini mette al centro, Barocci tocca con la mano in area di rigore, ma anche in questa situazione l'arbitro sorvola. Da punizione ci prova Velella senza trovare fortuna, i primi 45 minuti di gioco si chiudono con questo calcio piazzato di Di Filippo che si perde al lato, squadre a riposo sullo 0-0, il Perticara nonostante l'uomo in meno tiene bene il campo, il Sala invece spreca tantissimo senza riuscire mai ad incidere. Ad inizio ripresa primi appunti per il direttore di gara, Comandini nel frattempo manda in campo Fazzi e manca a dirlo, il Perticara rischia il vantaggio, Brighi appoggia per Di Filippo, tiro piazzato che centra in legno superiore della porta difesa da Urbini e non finisce qui, Guazzarini a calcio piazzato chiama la deviazione in corner Urbini, dalla bandierina altro pericolo per la formazione ospite, il tiro di Di Filippo viene bloccato a terra da Urbini. Inizia il Ferraro show, liscio di Guazzarini, l'attaccante incredibilmente si divora l'1-0, non contento su gentile omaggio di Balducci, dopo questo calcio di rinvio l'attaccante si presenta 30 secondi dopo davanti all'estremo di casa, ma anziché tirare cerca un inutile passaggio. Il Sala si innervosisce, Perticara è bravo a rimanere in partita e a cogliere gli attimi, qui i Comandini boys recriminano per un rigore, poi tra Urbini e Maroni c'è il rischio della frittata, la prendo io, la prendi tu, la prende Di Filippo che calcia tra i guantoni di Urbini, in contropiede ne è entrato Foschi, viene chiuso da Barocci, altro recupero che vale quanto un gol, il secondo in questa partita, ma purtroppo per il Perticara la doccia fredda arriva all'88esimo, dall'angolo Fiaschini trova un inserimento perfetto di testa battendo l'incolpevole Balducci, gran gol per il centrocampista maglia numero 4, festeggiato da tutta la squadra. La festa degli ospiti viene completata in pieno recupero, la sgaloppata di Pagliarani porta al definitivo 0-2, il neo entrato resiste alla carica di Guazzarini con Balducci che tocca il pallone ma non riesce ad evitare il maggior passivo. Per il Perticara, nonostante l'uomo in meno, segnali positivi sul piano della tenuta da gioco, qualche sbavatura difensiva dovuta a una squadra giovane in questa categoria pesano come un macigno, ogni minima sbavatura gli uomini di Comandini vengono puniti, anche se questa volta l'impresa è tramontata solo nel finale, ben in Sala ma sprecone con mira da registrare specialmente per gli interpreti offensivi.